Gente cinefila di Movie Player, bentornata a una puntata tutt'altro che vegetariana di cult e film che ci hanno cambiato la vita. Perché oggi assaporeremo un thriller inquietante, un film per palati fini, e infatti voi che lo siete me l'avete chiesto una marea di volte nei commenti. Perché stiamo parlando di un film da brividi, un film che dopo 30 anni esatti mette ancora la pelle d'oca ogni singola volta che lo guardiamo. Come sempre nell'introduzione del video io mi confesso con voi e vi dico che per anni e anni io non ho trovato nemmeno il coraggio di guardare Il silenzio degli innocenti. Avevo paura, avevo puro terrore per quel volto, quella faccia di Hannibal Lecter. Poi, in una notte d'autunno, l'ho visto in TV, sapete quei film che davano spesso alle 23:40, che finivano sempre alle 2 di notte, considerando anche la pubblicità, e indovinate chi non ha dormito quella notte? Ovviamente è andata così. E allora addentriamoci nel tremendo splendore del Silenzio degli Innocenti. Sedetevi a tavola, ordinate del buon Chianti, prendete il menù e assaporiamo il grande cinema. Andiamo! Una giovane donna corre tra gli alberi dentro una foresta immersa nella nebbia. Sembra quasi il presagio di un personaggio costretto a rincorrere, a seguire le tracce di un caso terrificante nel suo personale racconto di formazione. La splendida ed evocativa scena d'apertura del Silenzio degli Innocenti, accompagnata dalla colonna sonora sinistra di Howard Shore, rimarrà una delle pochissime scene in esterna di un film cupo e claustrofobico. Sembra quasi che il compianto Jonathan Demme voglia farci prendere tutto l'ossigeno possibile, perché dopo quella sequenza di aria ce ne sarà sempre meno, perché Il silenzio degli innocenti non è altro che una lenta e inesorabile caduta negli inferi, un thriller disturbante che affascina, ammalia e poi respinge, soprattutto grazie ai suoi due indimenticabili protagonisti. Jodie Foster e Anthony Hopkins, basterebbero questi due nomi, due scelte di casting che hanno fatto la storia del cinema. Basti pensare che grazie alla prova dell'attore britannico che un personaggio come Hannibal Lecter è entrato nell'Olimpo delle icone pop, nonostante fosse già apparso in un altro film prima del Silenzio degli Innocenti, parlo ovviamente di Manhunter. Passando allora quasi inosservato, se il suo Lecter ha avuto un impatto così dirompente è grazie all'ideazione e alla scrittura di Thomas Harris, autore del romanzo, e soprattutto di Ted Tolley, che l'ha trasposto nello script del film. Ma è soprattutto grazie a un'interpretazione da brividi, viva, vibrante, intensa, fatta di sguardi penetranti come pugnali e di parole affilate come coltelli. Ora, ci sono almeno due cose pazzesche sull'Hannibal Lecter di Anthony Hopkins. La prima, che mi fa sempre impressione ricordare, è dirvi che il personaggio nel film appare soltanto per 24 minuti e 50 secondi. Un minutaggio brevissimo, se pensiamo a quanto la sua presenza incombe sul film è ingombrante, nonostante di fatto appaia pochissimo all'interno della pellicola. E poi, seconda cosa, sapete che in questa rubrica vi parlo ogni settimana di frasi cult, scene cult, personaggi cult? Ma in questo film c'è un verso cult, una cosa che è raccapricciante. Ve la faccio rivedere così per masochismo, ma non so voi. Guardate qua. Perché negli occhi di Hannibal Hopkins si vede la perversione, così come l'acume, l'intelligenza del male e la vivacità di pensiero, oltre al sadismo e a tanta curiosità. Una prova attoriale entrata nella storia con la più breve performance premiata con un Oscar a miglior attore protagonista. Però diciamolo, nel Silenzio degli Innocenti guardiamo e viviamo il personaggio di Lecter attraverso gli occhi di Clarice, la giovane aspirante agente dell'FBI che lotta per imporsi in un mondo di uomini, ben prima dell'esplosione del Me Too e del girl power tanto blasonato nei blockbuster. Un personaggio abbastanza forte da reggere il confronto con la controparte maschile, abbastanza pesante dal punto di vista narrativo, da bilanciarne l'ingombrante presenza scenica. Determinata, caparbia, sicura di sé, Jodie Foster ne incarna pregi e debolezze con impeto e senso della misura, con una forza che maschera e nasconde le difficoltà di una carriera ancora al suo inizio. Non sorprende quindi che entrambi siano stati premiati con l'Oscar, ma Il silenzio degli innocenti è anche il terzo film nella storia del cinema ad aver conquistato i 5 premi principali agli Academy Awards, ovvero film, regia, sceneggiatura e entrambi gli attori. E nonostante ad emergere siano proprio Foster e Hopkins, è fondamentale per la riuscita del film anche lo script di Tolley, che adatta il romanzo di Harris con tanta intelligenza e permette al regista Jonathan Demme di realizzare uno dei migliori thriller di tutti i tempi, così concentrato sull'analisi dei personaggi e sulle situazioni, eppure così attento a frugare dentro gli istinti e le motivazioni dei personaggi.
Una base di approfondimento psicologico che si accompagna ad una forte componente simbolica, che costituisce la base su cui si poggia, quella scrittura narrativa così efficace nel guidare e gestire la tensione. Perché Il silenzio degli innocenti è comunque un thriller che mette in scena derive spaventose e morbose dell'animo umano e nonostante tutto non ha mai smesso di conquistarci. Bene, siamo giunti quasi alla fine del nostro video e come sempre, nella parte finale, come i dessert, arrivano delle chicche dal backstage. Molti aspetti del personaggio di Hannibal Lecter sono frutto dell'iniziativa di Anthony Hopkins, dal risucchio che accompagna la rivelazione sul fegato di una vittima ai riferimenti alle origini contadine di Clarice, che hanno causato la reazione spontanea di Jodie Foster, che sul set quella cosa proprio non se l'aspettava. Il personaggio di Lecter era già apparso, come detto, nel film del 1986, Manhunter, e i diritti sul nome del personaggio, pensate, appartenevano a Dino De Laurentiis, che lo produsse. A causa dello scarso successo della prima pellicola, il produttore prestò gratuitamente i diritti alla Orion Pictures, pericolosamente vicina alla bancarotta, prima di girare Il silenzio degli innocenti. Pensate, ultima curiosità, Jodie Foster e Anthony Hopkins non erano le prime scelte del regista Jonathan Demme, che avrebbe preferito inizialmente Sean Connery e Michelle Pfeiffer. Ma cosa è rimasto del silenzio degli innocenti nell'immaginario collettivo? Beh, a Anthony Hopkins, come detto, sono bastati 20 minuti per entrare nella storia. Magnetico, composto, enigmatico e inquietante, Hannibal Lecter ha varcato i confini del film in cui è nato, dando vita a nuovi adattamenti delle opere di Harris, come ad esempio il non proprio indimenticabile sequel Red Dragon del 2002. Ma non dimentichiamo una serie TV di culto, secondo me molto sottovalutata in Italia, ovvero Hannibal, con il mitico Mads Mikkelsen. Personaggio a parte, il film di Jonathan Demme ha dettato le regole per lo sviluppo di un certo filone di thriller, dall'impianto più psicologico che action, in particolare in quelle opere che hanno scelto di raccontare il fenomeno del serial killer. E se proprio vogliamo trovare influenze molto recenti del Silenzio degli Innocenti, avete in mente la scena tagliata da The Batman, in cui Batman va a interrogare Joker? Se guardate la scena, vedete che ci sono proprio vaghi riferimenti proprio al Silenzio degli Innocenti. E adesso arriva il difficile compito di scegliere una frase cult in un film scritto a meraviglia come questo. E per quanto mi riguarda, la frase cult del Silenzio degli Innocenti è questa qui. Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena stasera. E invece per la scena cult ho avuto molti meno dubbi. Per me, la scena cult di questo film straordinario è questa qui. Dottor Lecter, mi chiamo Clarice Starling. Posso parlare con lei? Bene, e anche questa puntata carnivora, o forse dovrei dire cannibale, di cult, i film che ci hanno cambiato la vita, finisce qui. Voi come sempre ditemi nei commenti qual è il vostro rapporto con Il silenzio degli innocenti, quante notti non avete dormito pensando al risucchio di Lecter, e soprattutto consigliatemi altri film da portare qui nella rubrica. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao!